It's difficult to explain what can happen in a game like yesterday. I think for a game to end like that, a lot of things must go wrong, and it's not normal. I think we've shown with our guys that this is not the character of our team. In a season, it's very long, and sometimes you have highs and you have lows. Of course, yesterday was one of our lowest points, but I think what's important is that, you know, you learn from experiences like that, and the true character of your team is how you respond to adversity, as yesterday. I think it's a story of, I think, the overall situation, not just in basketball, but in the world currently, and especially here in Italy. There's going to be a lot of high moments, a lot of good days, a lot of bad days, and I don't think that sports is separate from those things. Yes, we must remain professional in our sport, but there are other things that influence what's going on. So it shows also the level of our championship. You can't have days off when you play, because teams are good enough to punish you for your mistakes. And there's not any free wins in this league. So I think it's a testament to, the level of play that we have here. For our team, I mean, we expect a big reaction. We must. Coming from the lowest point in our season, we must show that this is not our team and it's not our character. Going to Trapani is a difficult journey. There's a lot of travel, and it's a difficult place to play. Of course, in our league, playing away in someone else's arena is always difficult. You must raise your attention to detail and focus, and you must play better. So Trapani has a dangerous team, and we must respond in the right way. Ma credo che siamo una squadra in questo momento, come si suol dire, in work in progress, quindi è chiaro che se continuiamo a pensare alla prestazione che abbiamo offerto contro Torino, onestamente penso che sbagliamo, ecco, quindi dobbiamo capire che è una squadra che si sta ricostruendo, nella misura in cui l'inserimento di un giocatore è chiaro che impone una fase comunque di transizione per trovare dei nuovi equilibri, e ovviamente le sconfitte in questo non aiutano, però non bisogna perdere la calma e bisogna guardare avanti sapendo appunto che la squadra sta ricercando dei nuovi equilibri. Detto ciò, confermo quello che ho poi dichiarato nel post gara, quindi è necessario fare un passo avanti nel pratico proprio a livello di mentalità. Contro Torino abbiamo evidentemente mollato alla prima difficoltà, per cui tutto quello che ne è venuto dopo è stato figlio di secondo me, di questa capacità che in questo momento non abbiamo di resistere alle spallate che gli avversari ci danno. Bisogna creare uno spirito più unito, più compatto, perché poi tante volte succede che di fatto ci si sente soli in campo, e questo non deve avvenire, ma dico ci si sente soli i giocatori stessi in mezzo al campo, e chiaramente anche noi dello staff rispetto alla squadra sembriamo delle entità scollate. Questo in realtà non è, ma per creare appunto questa unità di intenti c'è bisogno di tanta più buona volontà e credere nell'apporto e nel lavoro, in quello che stanno facendo i compagni di squadra, lo staff in panchina. Quindi bisogna appunto creare un team che sia propriamente detto unito nelle situazioni chiave. Ecco, secondo me la squadra deve fare questo passo avanti, e penso che a Trapani lo possiamo fare. Unito a questo, come dicevo sempre nel pre-gara, c'è bisogno di dare poi continuità, perché anche nell'arco della stessa partita, fare bene una cosa bisogna farla per più tempo, per 40 minuti, fatta per una partita poi bisognerà cominciare a farla per 2, 3, 4 e così via. Questo non significa che si vince da sempre, però sicuramente significa fare delle prestazioni che abbiano tutte un senso. Ecco, contro Torino onestamente possiamo dire che è stata una partita che è durata 12 minuti, 13 minuti, quindi possiamo dire che è una partita che non ha avuto un senso. Ecco, e questa è una roba ovviamente inaccettabile, che non possiamo assolutamente avere.
assolutamente mettere, ecco, sul, di nuovo in campo, non possiamo fare altre partite in questo modo. È una squadra che chiaramente ha attraversato dei lunghi periodi di difficoltà, sì, legati, mi ricordo, era soprattutto il periodo prima che io arrivassi qui a Mantova, quindi li seguivo come tutto il campionato, li seguivo vedendoli in difficoltà, sì, c'erano delle situazioni da gestire a livello di infortuni, però anche loro mi sembra che poi in realtà il problema era legato al gruppo, no? A come creare un po' di compattezza. Effettivamente nelle ultime settimane, nelle ultime partite, Trapani sta mostrando una compattezza differente, tant'è che è riuscita chiaramente ad inanellare una serie di vittorie che in questo momento addirittura la mettono davanti a noi in classifica. Però detto ciò, è chiaro che da questo punto di vista sarà un banco di prova importante. Detto ciò, è una squadra che comunque presenta una struttura molto, molto importante sia a livello fisico che a livello tecnico. Credo però che sia una squadra contro la quale ci possiamo matchappare bene e penso che da questo punto di vista abbiamo tutte le chance addirittura anche per metterle in difficoltà per le caratteristiche che abbiamo noi. Quindi da questo punto di vista penso che dobbiamo essere consapevoli di quelle che sono le nostre potenzialità e andare a Trapani a fare la migliore partita possibile, perché come dicevo anche questo concetto in post-gara, nella conferenza post-gara, a Trapani andiamo per vincere, non è che andiamo per capire se il gruppo è migliorato, cioè non abbiamo tempo. A Trapani bisogna essere consapevoli delle nostre caratteristiche, delle nostre potenzialità e cercare di portare a casa cioè la vittoria.